dammi la mano, senti. Ma un pochettino qua in mezzo dove c'è il pollice. C'è un po' di umidiccio, non so. Ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Backflip in moto. Dopo quattro episodi. Dopo quattro episodi e una pausa abbastanza lunga, perché di mezzo c'è stata l'estate, siamo finalmente tornati con questa serie amatissima da voi sul canale. Ragazzi, per chi è nuovo sul canale, stiamo facendo questa serie dove io, che non c'entro niente con le moto, perché ho iniziato esattamente un anno fa ad andare in moto, ho provato ad andare in pista a Dorno un anno fa, però poi Husqvarna ha deciso di darmi una moto da cross e una mini moto. Quindi ho detto, ah cazzo, c'è dell'aspettativa in me, dovrò fare anche qualcosa con queste moto. E appunto, siccome già faccio freestyle in bici, sono sempre stato appassionato di motocross, c'è sempre stato in me quel pensiero, girare con la moto deve essere qualcosa di intrigante. È arrivato quel momento, ragazzi. Fino adesso abbiamo registrato appunto 4 episodi. Il primo dove abbiamo provato la mini moto, il secondo sono andato a saltare su una rampa da freestyle per la mia prima volta e ho saltato a 18 metri. Nel terzo episodio abbiamo flippato finalmente la mini moto elettrica di Husqvarna. E nel quarto episodio sono andato invece a girare in supercross per provare a cambiare un pochino terreno e vedere le mie abilità in moto. Mi sono anche quasi rotto la caviglia, ma sono piccoli dettagli. E per questo quinto episodio, ragazzi, bisogna iscriversi al canale, perché un sacco di voi non guardano i miei video, sì. No, ci sono un sacco di voi che guardano i miei video e non sono iscritti al canale. È gratis, supportate il canale e supportate questi progetti, quindi iscrivetevi, ragazzi. Però oggi questa rampetta dietro di me. Prima di tutto bisogna riprendere feeling e confidenza con le rampe da freestyle. E guardate qua che park. Infatti c'è qui il nostro Alvarone d'Alfarra. Alvarone nazionale. Alvarone nazionale, ragazzi. Adesso metto sotto un po' a totto. Ti metto subito alla prova. Ostia. Ma so che non avrei problemi. Ex, posso dire ex? Sì. Ex freestyle motocross rider, ma che faceva anche fighters, competizioni internazionali. È diventato anche giudice di queste gare importantissime. Adesso invece ha una sua scuola di freestyle motocross proprio, che tiene qua al suo super park a Belluno. Avete presente, ragazzi, il Monza Pizza che abbiamo creato per dare la possibilità a tutti di imparare la mountain bike e lo slopestyle? Ecco, la stessa cosa in questo caso è proprio per il super park. Alle nostre spalle, giusto? Ci sono i kicker per imparare. Giusto, questa è la struttura basic, diciamo. Piccolo fan box, panettoncino molto easy, dove si impara la tecnica base di salto, che è poi quella per il freestyle motocross, ma che poi anche il motocross serve per evolversi. Scrub, salti in rilascio, tutte queste cose qua. Tra l'altro, appunto, abbiamo qui oggi anche Pietro. 10 anni già giri in freestyle motocross. Da quanto? 7 anni. 7 anni, quindi hai iniziato quando avevi 3 anni circa, giusto? Sicuramente vai meglio di me. Impennare io, ragazzi, non sono capace, guarda lì. Esatto, però vorrei essere insegnato anche da Ivan Giussani, che è molto bravo, ragazzi. Okay, un saluto. Ciao, ok, adesso entriamo dentro il park. Entriamo dentro il parchettino e iniziamo a scaldarci un pochettino, no? Ci sono un paio di doppiettini qua in giro. Un trick, guardalo lì, guardalo lì. Fammi fare questi due, poi in seconda lo faccio. Ma
Questa? Sì. Ok, stiamo riprendendo bene il feeling. Ehi! Cioè, dovete capire che la difficoltà, ragazzi, di sti sport è che passare da un salto così a un salto tipo quello lì dove c'è la scritta, cioè, capite che le dimensioni cambiano notevolmente. Oh, non ero in folle. Scusate, no, non volevo. Allora, io sto prendendo bene confidenza, mi sento... Vuoi andare? Vorrei sì. Tanto che la differenza adesso è già importante, allora, di salto. Eccoci qua. Qui iniziamo a essere su salti un pelino più grossi, ma questo qua dovrebbe essere un pelino più piccolo rispetto a quello che ho fatto a cadrezzate. Comunque mi ha detto che è 14. Ecco lì. Ma quello è alto di bestia, raga. Quella ricorsa di fianco, vedi come arrivo? Sì, ti seguo e passo di fianco. Dai, lo faccio, me lo sento bene io. Buono, buono, buono. Quello lì spara. Devo solo prendere confidenza, perché più ne faccio più riesco a essere un po' più cattivo in rampa quando entro e più deciso, meno tremolante, diciamo. Ok, facciamo ancora un po' di saltini. Poi bisogna provare il super kicker, che è quello che spinge in Cina, perché il flip bisognerà farlo sul super kicker. Ma lungo. Oggi però in realtà dobbiamo focalizzarci non sul saltar dritto e muoverci così per giocare. L'obiettivo del video lo sapete tutti qual è il flip che domani avverrà. Però appunto Alvaro mi diceva che per imparare flip non si usano quel tipo di rampe che stavamo usando noi adesso, quindi a 14 metri, ma si usa la cosiddetta super kicker. Che tu le usi anche in bici. Esatto, assomiglia di più a una rampa da bici, in realtà è proprio questa qui dietro di noi. Beh, la super kicker ha un'uscita più verticale ovviamente rispetto alle altre rampe standard, quindi ti permette di saltare più vicino, però di avere un bel hard time. Quindi comunque esci dalla rampa più verticale, quindi per fare il flip ti aiuta. L'obiettivo è prendere un po' di confidenza con questa rampa per poi essere già avvantaggiati domani quando dovremo approcciare appunto il backflip nella piscina di gomma piuma. Effettivamente si prende decisamente più piano rispetto al 14, sembra, prima della rampa. Dai! Dove cazzo si va? In Cina! Madonna santa, dove cazzo si fa su sto kick? Feeling è più simile al dirt, proprio come curva che disegni in aria con la moto, perché fai proprio pum, così. Più stallo e poi però, più caduta. Sti cazzi, si va su. Cazzo, in atterraggio comunque si prendono delle belle lecche. Si prendono delle belle stecche quando atterri, eh. Sei un po' morbido anche di sospensione. Sì, beh, ti svelo un segreto. Da quando me l'ha andata non ho neanche guardato come l'ha settato. Ragazzi, guarda la faccia soddisfatta. No, sono soddisfatto perché dopo 6 mesi rigirare così in moto e fare anche rampe nuove dove vai più in alto, riprendere confidenza con la moto è figo. Ora però abbiamo fatto tutto quello che dovevamo qui. Lo sapete cosa manca? Il video l'abbiamo iniziato davanti a una piscina di gomma piuma. E domani ci svegliamo davanti a una piscina di gomma piuma. Ci svegliamo davanti a una piscina di gomma piuma. Ragazzi, c'è un po' di sudino qua. Ce n'è? Ce n'è un pochino, Albi, qui in mezzo. Sudino mattutino? Thank you.
che poi in questi tre giorni appunto siamo stati in questo piccolo cottage che Alvaro ci ha dato, ed è esattamente dietro la piscina di gomma piuma, quindi è tre giorni che mi guarda quella piscina lì. E oggi ragazzi è arrivato il giorno. Di bestemmie ragazzi per scoprire la Fompit, un po' come quando avevamo la Fompit al park da noi. Adesso ragazzi siamo è giusto il momento dell'ansietta, è giusto il momento di stringere il culetto. Ieri Alvaro mi ha fatto mettere questa tela sullo scarico proprio perché in Fompit il problema è che rimane troppo caldo e magari ci va su anche benzina, rischia di prendere fuoco, quindi con questo in realtà rimane più freddo e quindi anche la gomma piuma non si scioglie sullo scarico. E soprattutto se ci rimani sotto tu lì non ti sciogli te. Non ti sciogli anche te, giusto? Allora, posizione, ricordati sempre di stringere bene, certo, le gambe qua, ok? Sì. Soprattutto adesso che andiamo a far backflip perché sì, avrai una spinta molto forte della, okay, moto. Cosa fondamentale per girare? Tenere il gas fino fuori. Fino, quindi, alla fine. Piuttosto che tu me lo chiudi prima, lo tieni anche... Oh, la 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 la. Io in realtà recentemente al park prima di venire qua l'ho fatto con la Surrondivo. Allora, c'è già l'ansietta con questa che è 50 kg ma è più simile a una bici. C'è così, tanto ci pensa Toto del futuro. Stringere le gambe e spingere indietro. Va bene, va bene. No, io sono gasato, io voglio farlo, cazzo. Ok. Adesso senti un po' il feeling di saperlo. Ok. Un po' più lungo sono arrivato forse. Sono andato un po' lungo forse, ne? Ok, allora. Ok, a posto, vai. Credo che sia più strano questo che saltare in Fompit, Toto. Ok, Toto, sai cosa farei? Sì. Farei quasi in seconda. Ok, quindi provo a saltare in seconda, che ovviamente adesso sono andato un pelino lungo. Giustamente Alvaro dice prova in seconda perché quando farai flip non lo mollerai il gas e non vogliamo che arrivi lungo. Altro salto, cerchiamo di arrivare un po' più morbidi prima della rampa, cioè più tranquilli, e dare più accelerazione in rampa. Ok, così era buono. E io direi, Alve, io lo proverei. No, io voglio provarlo. No, no, ma ti dico, io lo proverei adesso, mi sento confidente. Ok, dai, cazzo, Toto. Allora, gambe strette e gas. Gambe strette e gas, il movimento lo sai già fare. Arriva piano, gambe strette e gas. Dai, cazzo. Ci stiamo? Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Primo flip in moto! Ok, il primo flip ragazzi è andato. La sensazione, devo dire, che è proprio servito farlo con Minimoto e Surron, perché mentre in bici tu pesi come persona più della bici, quindi sei tu che nel caso blocchi la bici nella rotazione, invece in questo caso una volta che hai tirato la moto ti tira in aria, ed è un po' anche lo stesso feeling che c'è quando l'ho fatto con la Surron e con la Minimoto, cioè si avvicina. Un altro paio di flip per capirli, perché voglio masterizzarlo nella testa e basta. E poi non troppi perché lì sotto ragazzi si soffoca comunque tutti i giri.
Ma sarà buono, più controllato, sì. Salami! Fai il flip troppo da mountain bike. Io faccio flip da mountain bike in moto. Portiamo un po' di mountain bike anche nel freestyle motocross. Vabbè, però dai, io direi l'obiettivo almeno di questo raggiunto. Abbiamo portato a casa sto flip con la moto, che l'abbiamo iniziato da era da quando ho mandato la moto l'anno scorso, che abbiamo detto facciamo flip. Finalmente, dopo tanti mesi, ragazzi, l'avete visto sto flip, che mi avete rotto le palle per 2 anni su YouTube: ma quando è che arriva sto flip in moto? È arrivato sto flip in moto. Per adesso l'obiettivo era farlo, cioè iniziare a girare in moto, farlo in foam pit. Adesso, senza stress, vi avviso in anticipo, l'idea è quella poi pian piano di portarlo anche su un airbag landing, e poi si vedrà se farlo sul duro, ma assolutamente con tempistiche, con calma, cioè me lo devo sentire io, non devo avere la fretta di farlo perché c'è YouTube dietro. Perché qui, ragazzi, a differenza di tanti YouTuber che comunque portano bei contenuti, la differenza è che qui si rischia la vita. Quindi dissing a tutta YouTube Italia. Dissing un po' a tutta YouTube Italia, però ci stava. Giusto dire che comunque, cioè, saltare con la moto, come anche con la bici, è pericoloso, però qui insomma è ancora più pericoloso, metri, perché misure, pesi tutto, esatto, sono un po' diversi, pesi. Ovviamente ci si scherza sopra, però esatto, c'è sempre la massima serietà. Esatto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ricordate ovviamente di iscrivervi. E porca di quella, no, buono. Oh, mettete sti like, porco zio, non costa niente, è tutto gratis. Ogni volta ci sono milioni di visualizzazioni e un millesimo di like, quindi ragazzi, like, iscrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video senza pressioni questa volta, ragazzi. Bella, ragazzi.